aggiornati con la quarta ed ultima parte della diretta gol UEFA Champions League. Stiamo andando un po' tutte e due le partite e allora, siamo un po' di sport, seguiamo tante cose di sport. Io vorrei ricordarvi che domani sera c'è diretta con UEFA Europa League e poi ci sarà un appuntamento speciale che non vi svelo perché dovete capirlo voi che appunto che altro appuntamento ci sta. Luis, aiuta Diego Silva. Quindi passare. Allora, seguiteci perché non è ancora finita il Parco dei Principi. A Wolfsburg si può dire che è finita Wolfsburg. Cedere. Hai ripreso fiducia. 2-2. Cambiato. La partita è cambiata di nuovo al Parco Principi. Andiamo a vedere che qui ci dovrebbe essere, no, vediamo, una rimessa dal fondo, un calcio di punizione. Non riusciamo a capire. No, andiamo a vedere. Ci sarà, dopo noi, vi daremo. Noi vi diciamo che siamo sempre in. Vogliamo andare sempre su diretta. Ripartenza del Wolfsburg. Il Wolfsburg riparte, il contropiede del Wolfsburg, il contropiede del Wolfsburg. Che errore del Wolfsburg, tira e il portiere è facile parlare per il portiere. Con questo caso c'è un errore madornale in questo caso. Un errore madornale. E quindi dovete capire un po' tutti. Speso tanto, quindi c'è un grande ostacolo. Allora c'è un cambio al Parco dei Principi, quindi esce De Bruyne che è sfinito. De Bruyne sfinito e noi siamo contenti. Qui Real attacca ma non riuscirà a fare nulla. Ha sprecato il gol, ancora. E quindi stiamo seguendo Di Maria, centrocampista, dovete seguirci un po' tutti. Sì. Davide Silva, centrocampo a 3, stiamo seguendo fino alla fine perché seguirla fino alla fine è una bella cosa per noi seguire tutto quello che accade di questa UEFA Champions League. E dopo, oltre alla UEFA Champions League, c'è un cambio anche a Wolfsburg, per il Wolfsburg pronto. Ecco, siamo andando tantissimo per lui. Ibrahimovic, Mangala, Motta, Allo, Aguero,
Ma devo anche andare. Lo sgametta. Vuole fare con il rischio. Per questo siamo. Di Maria. Aumento il numero di giri. Maxwell va al cross. Tipo Fernandez. Calcio d'angolo. E qui mancano. Per l'esattezza 10 minuti alla fine di tutte e due le partite ed è una cosa incredibile perché sono cose tutte incredibili. Di Maria, andiamo mucchio, colpo di testa anticipato da Luis. Vedere Agüero, Navas, va a cercare Agüero, scambio. Resiva Motta Matuidi Thiago Silva aggressivo fisico quindi siamo in Baria. Il Paris Saint-Germain però in questo momento fuori casa quindi sto parlo su Lucas. Mangala Maxwell Cavani fuori gioco siamo da tanto allora andiamo a scoprire faremo novità un nuovo programma. Ed è un programma serio questo che si chiama Scoprire le squadre. Andremo a scoprire le squadre calcio, rugby, un po' di tutto e lo faremo attraverso anche il vostro aiuto, quindi aiutateci sempre. Cioè, vediamo il fuorigioco che qui è stato rimesso appena in campo la palla restituita dalla impresa. Siamo allora al Parco dei Principi, siamo 2-2 al Parco dei Principi, la Paris Saint-Germain e Manchester City e poi Wolfsburg, a Wolfsburg siamo Wolfsburg 2, Real Madrid 0, Mangala, allora c'è giallo a Mangala al Parco dei Principi, quindi al City c'è giallo. Arrivi. Iver anticipa. Questa per lui. Attenzione il parito del meno. Che così va. Motta, Thiago Silva. Stiamo sentendo un po' i tifosi. E i tifosi del. Sentendo un po' tutti e due, i tifosi del Paris Saint-Germain e del City. Si spingono quelli del City, mentre qui sentono anche quelli dello Wolfsburg. Del Real Madrid ammutoliti, quelli del Real Madrid ammutoliti, quelli del Real Madrid possa abbandon devono abbandonare lo stadio, abbandonate lo stadio così Real, andate già a casa, andate con 10 più di 10 minuti di anticipo, andatevene a casa, ritiratevi in Spagna e domani non uscite di casa perché siete stati a Wolfsburg.
chiudetemi le porte, non dite che siete stati a Wolfsburg a vedere la partita per il Real. Dite che lo dite a fare? Ciao, ormai ha perso. Io lo devo dire, ma devo desiderare, ma chiudetevi in casa, non dite al lavoro che siete andati a vedere. Se potevate vantarvi prima, vado a vedere la partita del Wolfsburg-Real Madrid, bella, ho trovato i biglietti, non lo fate. Adesso tutti quelli che conoscete, tifosi del Real, che state, tifosi del Real di volo, che state a Wolfsburg, che siete andati apposta, per esempio al lavoro c'è un... A Navas c'è il giallo per Navas. È ironico più o meno, è più un'ironia. Quindi, andiamo. Assegnè. È una cosa... Quindi... Quindi... Lo ricordo. Ti parte il lancio per Agüero. Delf. Anticipato ne palla Maturi ma che Paris Saint-Germain primi 5 minuti il pallone Marquinhos Lucas entrati e Maria è lui Motta Fernandinho Agüero David Silva partendo Agüero David Silva a cercare David Luiz, sbaglio, non gara attaccata e subito Wolfsburg perché c'è un contropiede del Wolfsburg, Wolfsburg, un contropiede bellissimo, dico, quindi rimessa con le mani per i Wolfsburg. Allora, sono belle partite, ma quella del Parco Principe mi sta emozionando, ve lo giuro, dal primo secondo mi sta emozionando quella del Parco Principe. Qua io ho detto, io non pensavo che andasse a finire così a Wolfsburg. Quindi Davide Luiz mi sa che deve uscire dal terreno in gioco al Parco dei Principi. Andiamo, vediamo a Wolfsburg Real. Wolfsburg prende palla, ancora va il Wolfsburg. Ci vuole andare Wolfsburg. Ancora Wolfsburg. Ancora sbaglia il Wolfsburg e ancora il Wolfsburg e qui c'è stato richiamato in ritardo il fallo a Wolfsburg. Quindi anche tutte contemporaneamente sia fallo al Parco Principi che fallo a Wolfsburg. Qua è stato già battuto, pure lì è stato battuto al Parco Principi. Vuole segnare il Manchester City Murato e Wolfsburg vuole cercare un altro gol, il terzo. Allora, per chi ci sta seguendo, vi ricordo gli appuntamenti che sono domani l'appuntamento con diretta gol UEFA Europa League e quindi vi ricordo che però che mercoledì prossimo il 13 le partite di ieri ve lo dico, ve lo vorrei anche dire quelle che sono state ieri quindi Bayern quella del Bayern Monaco e quelle Bayern di Monaco me le vorrei dire quelle di ieri sera saranno un grandissimo nostro rietta gol stiamo allora le partite di ieri sera che adesso dico quali sono a GD sempre energia Ibra aggredito scarica per Thiago Silva. Vedremo il recupero da tutte e due le parti. E quindi
Terra Ranigno. Questa sarà mo tutto in vogliamo ancora le due partite più importanti. Bayern Benfica. Bayern Benfica e Barcellona, Barcellona Real Madrid, Bayern Benfica saranno mercoledì nella nostra diretta call, quindi vediamo il mercoledì così le potete seguire tutte, quindi bello. E le finali di UEFA Europa League e di UEFA Champions League saranno qui. Qui vediamo, recupero 4 a Wolfsburg, 4 a Wolfsburg, iniziati a 30 secondi. Quindi e al Parco dei Principi 3 minuti, quindi un minuto che se ne è andato completamente quasi a Wolfsburg. È iniziato qui da 20 secondi la punizione per il, vediamo, punizione per il Matuidi, tutto segnato, Sarpati però ad effettuare lunga, già così va. Bella, bella, belle partite questa sera. Soprattutto nel Parco dei Principi. Sono sempre, lo ripeto, perché è emozionantissimo. Ed è una bella, care per Lucas. Tiro prova. Ha sbagliato il Paris Saint-Germain. Rinvia il portiere del Wolfsburg. Stiamo spostando un po' a Wolfsburg. Palla per il Real. Il Real è quasi finito anche il secondo minuto di recupero. Quasi, eh. Mancano 40 secondi. Quindi attenzione, c'è un cambio pronto per il Wolfsburg. Quindi l'hanno, se la possono prendere con tutta calma quelli del Wolfsburg. Esce Draxler del Wolfsburg e dovrebbe entrare il numero 4, Schaffer. Marcel Schaffer. Quindi Julian Draxler esce, entra Marcel Schaffer. Quindi se n'è andato il secondo minuto di recupero, mentre al Parco Principi esce Sergio Aguero ed entra Alexander Kolarov. Ed è bello. Kolarov è un grande giocatore, però per questi pochissimi non ce la faranno mai. Sono 45 secondi alla fine del terzo minuto di recupero. Quindi e qui sta per finire, anche qui mancano 40 secondi al Parco dei Principi. Recupero potrebbe anche essere allungato al Parco dei Principi, vediamo, ma potrebbe essere allungato per pochi secondi anche qui, anche a Wolfsburg, perché è stato perso tempo quasi un minuto per il cambio, rigorosamente. Kolarov. Bene, sta cross è lo scambio con la Rob. La cresci. Ecco, vediamo che qui mancano 40 secondi ed è finito la partita a Wolfsburg. Vediamo. Vediamo Malar. Ibrahimovic. In pallo, pallo di l'arbitro dice che può bastare. Finisce Paris Saint-Germain, Manchester City 2 a 2. Anche a Wolfsburg l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Manda tutti sotto la doccia. Appare quindi mai mandano tutti i giocatori
la doccia sia al Parco Principi che a Wolfsburg. E quindi bella partita per il Wolfsburg. Andiamo subito con la nostra con i voti, perché dopo ci abbiamo, c'è anche, prima di salutarvi, prima lasciate l'edizione del nostro telegiornale, del radiogiornale sportivo, quindi le nostre ultime notizie della serata con il nostro nazionale. Allora, Paris Saint-Germain e Manchester City si dà tutti e due un bel 8 come squadra e 8 come allenatori, perché hanno giocato bene. Prima la Pre City, poi la pareggia il Paris Saint-Germain, poi la riapre il Paris Saint-Germain e poi la pareggia il City, bello. Qui a senso unico, Wolfsburg 10, stellare Wolfsburg, 10 anche allenatore. Il Real Madrid 3 squadra, 3 allenatore. E qui ha sbagliato tantissimo, ha sbagliato tantissimo, tantissimo ha sbagliato, e ha sbagliato anche il Real. Non ci aspettavamo questo, queste cose noi non ce le aspettavamo. È tutto. Noi ci salutiamo, vediamo appuntamento a domani con la UEFA Europa League, UEFA Europa League. E per questa sera è tutto, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo che tra pochissimo c'è il nostro New Sport Flash, quindi è velocissimo, daremo le notizie e poi... Quindi colleghi della redazione, quindi state con noi, seguiteci anche con il nostro radiogiornale. È tutto con diretta col UEFA Champions League, ci vediamo mercoledì prossimo. Le partite di ieri che si giocheranno, le partite di martedì 5 si giocheranno mercoledì 13 e noi saremo sempre con diretta col Champions League. È tutto, vi ricordo di seguire tra pochissimo il nostro radio giornale sportivo con i flash, e vi lasciamo al nostro radio giornale. Buona serata da Daniele e tutto, linee colleghi della redazione per un velocissimo telegiornale sportivo. Da Daniele è tutto, a domani con la UEFA Europa League.